Amiche mie, buon pomeriggio, amiche, amici, buon pomeriggio, bellezze, 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 buon lunedì. Mi sono preparata perché tra poco vado a lavoro, ho dato una leggera impalco, ho fatto una leggera, diciamo, un leggero intonaco perché ho dormito un paio d'ore, non so come mai, forse il cambio di stagione è sempre sono. Ora, ho un secchio, non vi spaventate, questo era un secchio dello deumidificatore e ce l'ho pieno, pieno, un secco di prodotti usati e finiti. E ve ne voglio parlare di questi prodotti, alcuni mi sono piaciuti tantissimo e alcuni veramente, se non le compravo, risparmiavo, anzi, se di quei soldi lì andavo a fare una pericena era anche meglio. Allora, iniziamo subito perché c'è un sacco di cose. Comunque vi mando un bacio, come state? Spero per voi bene, io sto bene, il sogno si avvicina sempre più vicino e sono stracontenta. Giovedì vado a fare l'esame, quelli infettiologici si chiamano, e c'è da fare la mammografia perché la dottoressa lo rivuole e basta, ho finito. Partiamo con cura lavatrice. Io non so se a voi vi succede mai, ma a me ogni tanto la lavatrice mi comincia a puzzare, nonostante che io pulisco il filtro, non lo so come mai, comincia a puzzare. E un ragazzo che fa l'idraulico mi ha detto: guarda Oksana, ogni tanto va fatto questi lavaggi, perché fa bene anche alle tubature lì alla lavatrice, e dice lei va e puzzo. Effettivamente è vero, una volta fatta per un paio di mesi, anche la mia lavatrice profuma benissimo. Io lo compro al risparmio casa, 3,79 euro c'è ancora il prezzo, vedete? Ma si trovano anche in altri posti, anche più economici. Però ecco, più economici parliamone. Si fanno, ma mi dura molto meno. Sì, che questa vi lo consiglio, vi lo straconsiglio, cura lavatrice. Io prima di metterla nella vaschetta, prendo su un pano, metto su un pano un pochino di questa, pulisco il cestello, pulisco l'oblò, tutto per bene, va bene i filtri, li sciacquo e poi metto a 60 gradi. Funziona, questa ve lo consiglio, cura lavatrice e insomma fa il suo dovere. Allora, tempo fa vi avevo detto che ho comprato al risparmio casa questo felce azzurra. Allora, partiamo dal presupposto che felce azzurra, io lo chiamo così, non so voi come lo chiamate. Questa mi piace in altre profumazioni. Mi piace ho provato altre loro profumazioni, sono buone. Questa veramente non è insignificante, non sa di niente. Orchidea nera di che? Già quando l'ho comprato ho detto l'orchidea nera, ma sta invenzione, chi l'inventa? Tipo muschio bianco, tipo che ne so, robe strane. Secondo me sono inventate e poi sono tutte cose chimiche, chiaramente. Ma questo nemmeno di chimico sa, questo non sa di niente. Ti lavi come se ti lavassi con l'acqua, non sa di niente. Fa schiuma, sì, ma non profuma. Ma niente, veramente bocciato, bocciato, bocciato. Era in offerta, ecco, secondo me perché era in offerta, perché non vale nemmeno quei 2 euro, 1 euro e qualcosa costò. Non vale niente. Le altre profumazioni ho provato, mi piacciono. Questa ve lo sconsiglio, non so, forse voi se l'avete provata ditemelo, ma questa non aveva nessun profumo. Bocciata, bocciata proprio. Mai più in vita mia, mai più in vita mia. E poi boccio anche un balsamo per capelli che è bio, che già va bene, ma guardate, questo qui si vende alla Lidl, c'è anche shampoo, per me è bocciato, bocciato, bocciato. Avevo anche la boccettina del shampoo, ma per sbaglio l'ho buttato via, la solita marca, sempre camomilla e aloe vera. Questo è balsamo bocciato alla grande. Allora, questi si vendono alla Lidl. Io non li ho comprati, sia shampoo che balsamo mi è stato regalato. Devo essere onesta, ma non, qualità zero per me e per la mia pelle. Magari qualcun altro si trova bene. Sia shampoo che balsamo. L'unica cosa positiva è che è bio. Per il resto, però, amiche mie, anche se è bio, ma non fa il suo, a me non piace. Bocciato sia balsamo che shampoo, non mi è piaciuto. Poi si va avanti con
Come sapete, vi ho parlato, ve ne ho parlato, vi ho fatto una cappa tanta così e ve ne farò tanta ancora perché io i prodotti migliori di Yepoda non li ho mai trovati. Questo era il balsamo struccante, come vedete non c'è più niente. Numero 1, non è solo un balsamo struccante, ma fa parte della skin care. La sera prima di andare a letto prende un po' di questo burro, questo è ottimo. The Calm Balm. Prendi un po' di questo burro, lo scaldi tra le mani, fai un bel massaggio al viso, risciacque, metti la tua crema, è veramente è ottimo, mai più senza. Ormai avete visto che mi è stato regalato un pacco pieno di prodotti Epoda e io mai più senza, veramente. Sì, ha un costo, però ti dura, questo balsamo mi è durato più di un anno e 2 o 3 mesi, sicché voglio dire, ne basta veramente poca 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 poca. Anche l'odore è piacevole, è veramente numero uno, numero uno. Ve lo consiglio davvero perché visto quanto dura, ne vale la pena, ne vale la pena. E dopo già la prima applicazione sentirete la differenza della pelle, della vostra pelle, del viso. Ve lo consiglio, questo è finito. Ancora Yepoda, 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 anche questa è stata comprata insieme a questo 1 anno e 2 o 3 mesi fa. Questa è una maschera detox alla vitamina C, anche questa è strafinita. Finalmente l'ho finita, devo iniziare con lo nuovo. Mi è rimasta proprio un goccio in fondo, vedete? C'è da finirla, ma è già finita che non basta nemmeno per una volta. Allora, questa maschera, almeno per il mio viso, mi leva un po' le macchie, non lo so, le vedo meno macchiate. A volte c'ho qualche macchietta, ma aiuta tanto. Illumina la pelle subito appena lo metto. Dopo che l'ho lavato il viso, vedo la pelle più luminosa, più bella e più, non lo so, veramente qualità. La cosa bella di Yepoda, che non fa i test sull'animale, amici miei, amiche mie. Io ho visto su YouTube dei filmati di quello che fanno le case, insomma, tutte queste case di trucchi, di profumi sugli animali. Io sono rimasta male. Io ho detto da ora in poi mi voglio informare su ogni prodotto che compro. Finirò questi ormai che ho e non comprerò mai più prodotti che testano sull'animale. Ho visto dei coniglietti che avevano proprio, le mettevano delle cose negli occhi, delle cose tipo robe di tutto. Per sperimentare i trucchi purtroppo che noi compriamo, i profumi che noi compriamo, e questi animalini soffrivano da morire. Chi avevo visto un coniglietto che aveva tipo, sapete, tremava tutto, tipo un attacco epilettico da delle cose che le avevano messo, e io mi sono sentita male e mi sto informando su tutti i brand che fanno questi esperimenti sull'animale. Non li voglio comprare, Yepoda non li fa e io sono contentissima. E visto che sì, costicchiano, ma ti durano più di un anno, ben venga, chi se ne frega. Tanto è per la nostra pelle ed è giusto che noi ci coccoliamo. Veramente mi ha fatto impressione, io non avevo mai fatto caso, non ci avevo mai pensato a questa cosa, l'ho sempre dato per scontato. E pensare che ai cagnolini, ai coniglietti, alle scimmiette, ai topini, a chiunque animaletto le viene fatte queste cose, ma poi anche da case famosissime, ora non sto a raccontare, basta che andate su YouTube e lo vedete. Sono rimasta male, ho un sacco di prodotti che testano sull'animale e vi dico la verità, non le sto più usando nemmeno volentieri, però ho speso i soldi e purtroppo le userò, ma mai più le voglio comprare. Yepoda tutta la vita, Guvi tutta la vita, anche sicché sono prodotti che non testano sull'animale. Poi, amiche mie, il shampoo in dimensione, c'ho un altro finito che è in bagno, è quasi finito al coco. Adoro, adoro. Questo non costa nemmeno 1 euro, di bontà pura per i miei capelli. Lo trovo ottimo, sia questo, quello al coco ancora di più. Buono, buono, buono. Dicevo, questo al coco ancora, ancora di più. Per me, però adoro anche questo all'avocado, veramente sono ottimi, ottimi e costano pochissimo, veramente nemmeno 1 euro. Provateli davvero perché sono ottimi. Io li trovo veramente, ho provato anche i shampoo più costosi, ma non mi facevano quell'effetto. E questo mi lascia persino, questo è i capelli danneggiati e questo è tutti i tipi di capelli.
Questi quando lo metto sento il cappello subito più morbido, più voluminoso, non lo so, più luminoso. A me piacciono tutti e due. Ne uso solo queste, come vedete, io difficilmente provo qualcosa, ma poi non mi trovo bene e ritorno sempre ai miei preferiti. Vado avanti. Ho preso un sapone per le mani, lì, a me questa marca Fresh Clean non è che mi fa impazzire. Però questo sapone per le mani, olio di argan e avena, azione igienizzante, è stata una scoperta per me. E se lo trovo lo ricompro, veramente un profumo. Io ce l'ho già da 2 o 3 mesi perché basta una noce, proprio pochino pochino. E fa una schiuma così cremosa e non asciuga la pelle, non secca la pelle. È veramente ottimo, anche questo è costato poco, ma lo ricomprerò veramente. Un profumo così piacevole te lo lascia sulle mani. Ottimo, questo ottimo, ottimo. Sicuramente lo ricomprerò se lo ritrovo e ve lo consiglio. E ho cambiato anche idea su Fresh Clean, devo dire la verità, che non mi faceva impazzire. Si va avanti, si va avanti. Allora. Parliamone dei deodoranti Dove, che io le trovavo a risparmio casa a poco, cioè intendiamoci, le trovavo a 1,90 euro, non arrivava a 2 euro. Ora, amiche mie, sono arrivate quasi a 3 euro. L'altro giorno andai a risparmio casa perché io tanti detersivi li compro lì perché avendo gli animali in casa, andando in un supermercato normale certe cose non le posso trovare. E erano di nuovo a sconto al vecchio prezzo e ne ho preso 4 o 5. Questo è già finito, un altro sta per finire. La linea Dove per me è unica. Ho provato tanti deodoranti. A proposito, vi faccio vedere un altro. Dicevo, ora vi faccio vedere anche un altro, ma Dove per me è unico. Io d'estate che sudo tantissimo e amiche mie, amici miei, parliamoci chiaro, comunque anche se uno, cioè, tutti lavi tutto, ma mentre lavori, a volte vai a camminare, sudi comunque, insomma, con questo non ho punti problemi. Con altri deodoranti che ho provato tanti. Tanti, forse qualcuno anche mi diceva che sono più di qualità, provalo, l'ho provato e niente, questo è ottimo, è unico. E ora ho scoperto anche quella pietra e uso tanto anche la pietra, quella ve l'avevo fatto vedere in un video, che è ottima. Dopo che mi sono operata e se non uso più la pietra, però ogni tanto una spruzzatina lo do. Adoro e questo è promosso, promosso a pieno voti. Invece il bocciato per me, per la mia pelle, è questo. E tutti dicono, ma questo è buono, è meglio di tanti altri. E anche il prezzo, ora qui era il vecchio prezzo, ora arrivano a 3 e passa. A me come se non lo, cioè se non lo metto faccio meglio. Perché veramente dopo un paio d'ore io con questo, anziché profumare... No, 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 non voglio dire una brutta parola, ma avete capito, insomma, a buon intenditor poche parole perché no, questo per me è bocciato, l'ho provato altre volte, l'ho provato anche in boccettina piccola con la spruzzo così, no, niente, niente da fare, bocciato, bocciato, mai più comprato. Un'altra cosa che mi ha sorpreso, mi ha lasciato veramente contenta, che l'ho finito, però ecco, mi voglio informare anche su Dove per quanto riguarda i test sull'animale, non lo so ancora, però devo dire la verità, con questo mousse mi sono trovata alla grande. Questo è un mousse purificante, costa un botto, sui 6 euro e qualcosa, ma è durato un sacco di mesi. Se voi guardate i video vecchi, insomma, l'ho comprato e l'ho fatto vedere quando l'ho comprato, veramente ottimo. Una mousse per il viso unica, 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 ottima. Allora, non secca la pelle, lascia la pelle anche questa molto idratata, mi piace. Però in questo momento non so se lo ricomprerei, sinceramente io ho detto la passione per gli Epoda, però ve lo consiglio perché se uno dice va bene non compro Epoda perché magari ho altre cose, costicchia un po' di più, questo ve lo consiglio, sono 6 euro e vi dura un sacco, insomma parecchio perché ne basta veramente poco poco poco, sicché ve lo consiglio. È ottimo per la pelle e non secca la pelle veramente e lo pulisci bene bene bene. Poi cosa c'è rimasto qua?
Vediamo, amiche mie. Vediamo che ci è rimasto. Un'altra cosa che l'ho già bocciata in un video, però ho detto le voglio dare un'altra possibilità. Questa è la terza possibilità che le ho dato e non lo stesso non l'ho finito. Mi è rimasto ancora. Ancora. Clinique. Avevo comprato questo Clinique struccante. Mamma mia. Per me, per la mia pelle, non mi piace, non strucca niente, altro che il mio balm e poda, niente. E questo veramente lo butto via perché non so più come riciclarlo, c'è rimasto dentro ancora, due in uno, però c'è scritto rimuove il trucco, rimuove tutto, mamma mia, però tu ti lavi il viso con questo, quando ti asciughi ti rimane tutto l'occhio qui nero, ti rimane ancora il mascara. Non mi è piaciuto, veramente bocciato, bocciato. E del Clinique ho usato qualcos'altro, è uguale, non mi è piaciuto. L'unica cosa che mi piace del Clinique, che adoro, è il fondotinta. Però ecco, questo bocciatissimo non mi è piaciuto. Come sapete, io anche questa cremina qui, Tesori di Provenza. Ecco, se uno dice non voglio comprare poda perché costa un po' di più, Tesori di Provenza è una marca economica, biologica, e anche questa è una marca wow, veramente. Questa crema, come vi ho detto, ancora sa un po' di profuma ancora, è finita, non c'è più niente, come vedete. Tesori di Provenza, provatela, veramente ottima, è una crema pazzesca, l'adoro, l'adoro, l'adoro. E io ho comprato sia siero che ora voglio vedere se lo trovo. Eccolo qua, ho detto ho comprato siero, crema e contorno occhi. Allora, vi devo dire la verità, prodotti ottimi. Il siero per i miei gusti è un po' troppo, lascia un po' il viso, forse un po' troppo carico, ma poi me ne pensavo, però poi mi sono sbagliata perché ne mettevo troppo. Siccome questo è un olio di giovinezza, un siero, ma è un olio, andava messo piano. Io invece all'inizio abbondavo come con il siero normale. Invece poi ho imparato a metterle 2 o 3 gocce, massimo, massimo, e ti lascia un viso stupendo, contorno occhi. E questo insieme io li ho comprati su Amazon, credetemi, ne vale la pena. Prodotti proprio italiani, biologici, Tesori di Provenza. Questi ve li consiglio, straconsiglio. Hanno un prezzo basso, ma non hanno niente da invidiare a dei brand veramente che costano un sacco di soldi. Sono ottimi, ecco. Per me sono veramente ottimi, vi li consiglio tutti e tre. Quelli che ho provato io li ho finiti e me ne sono proprio goduti fino all'ultimo. Poi, prima di Tesori di Provenza avevo usato Goovy, anche Goovy mi piace tanto. Di Goovy ho usato contorno occhi, ho usato la loro mousse, purtroppo avevo buttato la boccettina per sbaglio, struccante, e la loro crema. E ora sto provando il loro scrub, ma ancora non vi so dire tanto perché non l'ho provato parecchio per darvi insomma una recensione. Comunque il contorno occhi ottimo, subito insomma idrata il contorno occhi, è veramente veramente di qualità anche Goovy. Anche questo non è testato sugli animali, è veramente ottimo, è ottimo, ottimo. Anche questi hanno un prezzo un po' altine. Però qui voi, insomma, uno può comprarle e pagarle con Scalapay su tre volte. Se uno dice, va bene, compro siero, compro più cose, che ne so, spendo 100 euro, anche questo ti durano tanto e loro hanno la possibilità di pagarle anche senza nessun interesse con Scalapay, con questo programma, e paghi, che ne so, 12 euro al mese, però ti durano anche questo un 6-7 mesi tutti. Però ecco, se uno vuole cominciare e dice non voglio spendere tanto, vi consiglio questi tre prodotti, ottimi, ottimi, ottimi. Li trovate su Amazon e veramente sentirete la pelle veramente che vi ringrazierà. Amiche mie, vi ho fatto vedere un sacco di cosine, era ormai secchio mio pieno. Ah, amiche mie, vi volevo parlare di un detersivo che ho trovato economico, economico, guardate, questo qui, spuma di champagne, vedete, ricarica, ho preso Marsiglia. Allora,
Vi devo dire una cosa, io mi sono stancata di spendere soldi in detersivi costosi, cose, 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 non ne posso più. Avevo visto questo costa sui 2 euro e qualcosa, vedete? E ho detto lo voglio provare. Allora, mi sono trovata benissimo, benissimo, però mi sono trovata benissimo perché? Perché i miei vestiti non sono dei vestiti che io lavoro in fabbrica o in muratura o nei campi. Io lavoro alla Hope e non è che i miei vestiti al massimo possono sapere un pochino di sudore, di sporchi pochissimo. E li ho provati e veramente lava bene i vestiti, però intendiamoci, lava bene i vestiti che non sono strasudici. Li ho provati sulle cose da cucina, tipo canovacci, cose, robe più sporche, lava ma non tantissimo. Però se a questo qui, che lo aggiungiamo direttamente in lavatrice, ci aggiungi una palina di sapone alga, una palina così di sapone alga, i vestiti ti vengono perfetti. E hai speso 2 euro e qua, diciamo, e un sapone alga che ti basta, ti fai tutte le paline una vita e lavi i capi perfettamente, spendendo poco, ammorbidente un pochino e via. Sicché questo ve lo consiglio davvero. Se avete, che ne so, hai visto cose da lavare non troppo sudici, non troppo macchiate, se sono macchiate aggiungete un po' di sapone alga, quello lì tipo gel, o se no io ultime volte non ho trovato sapone alga, ma ho preso il sapone sole, l'ho passato con la grattugia, l'ho grattugiato e ci metto tipo un cucchiaio di quello direttamente nel cestello. Ottimi! E mi piace anche il profumo che lascia questo sapone, sia alga che sole, quello giallo, avete visto? Ottimo! E si spende pochino, perché al giorno d'oggi, mammina, quanto costa la roba? Uno si sparerebbe e io vi dico, a me mi è arrivata la luce 249 euro. Sì, è vero, magari io cucino, fo le cose, ho capito, ma sono 249 euro. Ma ci rendiamo conto dove stiamo andando? Cioè, dobbiamo lavorare solo per pagare Maremma impestata ladra le bollette. Io sono fortunata che ho a gaso solo il riscaldamento. Però in cucina ho la bombola, perché qui dove abito io è centro storico e il gas non c'era ancora, forse in quei anni lì, non lo so, la casa è molto, sono case vecchie, vecchie, e niente, il gas solo mi riscaldo. In cucina compro la bombola e fino a tempo fa spendevo 23 euro la bombola, 27, ora 30, ma la bombola mi basta 4-5 mesi. Sono fortunata e anzi, quest'anno forse comprerò una stufina è uguale con questa bombola, perché io non ho intenzione di spendere di gas 40 euro e di tasse 230. Ma andatevene a quel paese, ma che siamo matti? Ma anche di luce, ma arriva di luce, che ne so. 40 euro, il resto sono tutte tasse. Oh, ma io voglio, io non ho parole. E quest'anno voglio provare questa stufa qua con la bombola. Non lo so, io non ho voglia di pagare tutti questi soldi, ve lo dico. Cioè, a me mi sembra una cosa ingiusta, veramente. E non lo so, proverò questa stufa o vediamo, mi devo inventare qualcosa, perché io non voglio usare gas per riscaldarmi. Veramente, non voglio spendere questi soldi inutile. Ma non, se uno dice va bene, sono 200 euro di gas o di luce, li pago, ma quando guardo sulla bolletta 20 euro, 30 o 40 euro di materia prima, diciamo, di gas o di luce, il resto sono tutte tasse, per me anche no, è casino. Non voglio pensare a lunedì perché è una tragedia, però è una cosa secondo me ingiusta, è veramente difficile, difficile, difficile. Si lavora per pagare, via. Cioè, non lo so, però dai, importante la salute. E niente, amici miei, amici miei, amiche mie, io vi volevo ringraziare tutti uno a uno. Vi volevo chiedere di condividere i miei video per aiutarmi, insomma, un pochino, se vi fa piacere, e di, insomma, mettermi un mi piace e di darmi dei consigli, di dirmi quello che ne pensate. Qualsiasi cosa, io accetto tutti i tipi di consigli. Vi auguro una bellissima settimana, visto che oggi è lunedì, e vi terrò informati sul mio sogno che si sta avvicinando. Non vedo l'ora, non vedo l'ora.
È una cosa bellissima per me, auguro a ogni donna e a ogni persona che ogni sogno diventi realtà e che veramente abbia la serenità, abbiate tutta la serenità nel cuore, voi e le persone a voi care. Dobbiamo veramente apprezzare la vita perché non si sa mai quanto saremo su questa vita perché siamo veramente di passaggio, c'è la campana che suona, ma sono le 4, le 16 e dobbiamo apprezzare le cose, non arrabbiarci, non tenere la rabbia, non avere astio per le persone, invidia, rabbia, perché ci porterà solo a cose brutte. Mi sono allungata tanto, guardate le mie unghine, vedete un po' tutte birruccicose, me le ha fatte una ragazza, Raffaella, bravissima, ha cominciato da poco, però dai, sta migliorando tantissimo, sicché io ogni tanto le faccio anche da me, però penso che ogni tanto va bene. Niente, amiche mie, amici miei, volevo farvi salutare anche da Ettore, ma sta dormendo il monellino. Baci, abbracci. E mi raccomando, positive sempre. Alla prossima, amiche mie, spero che il video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se avete usato qualcosa di questi prodotti, se vi piacciono, se non vi piacciono. Ditemi che prodotti volete che si provano insieme, così almeno si guarda, insomma, se ci scambiamo di opinioni. Alla prossima.